Buonasera a tutti quanti voi che ci seguite. Oggi è buonasera ovviamente a questa serata di trasmissione di Liberi TV. Oggi è 12 aprile 2013. Io sono Gianni Colacione e cominciamo il consueto appunto serata di la consueta serata di trasmissioni con la virgola, con l'editoriale. Oggi è una virgola di compleanno. Perché? Perché il 13 aprile 2012 iniziavano le trasmissioni di Liberi TV. Oggi mi è sembrato opportuno sottolineare nella virgola questa ricorrenza con l'emozione che avevo in qualche modo anche nella virgola di apertura. Sottolinearla sia con abbigliamento adeguato, come potete vedere, direi perlomeno inconsueto, sia con adeguate argomentazioni. E mi sono chiesto a questo punto, mentre preparavo l'editoriale, quali argomentazioni potessero essere più opportune. Una notizia in particolare da commentare, come faccio spesso, un collegamento con un ospite, un numerino di cabaret, insomma. Poi, sfogliando il canale di YouTube di Liberi TV, che sta, notizia secondo me importante, alla vigilia delle 100.000 visualizzazioni, mi sono accorto che in questa settimana, al netto dei video delle trasmissioni di venerdì scorso, Liberi TV ha prodotto ben 19 video. Una redazione di un pugno di persone che agisce a livello amatoriale, diciamo per hobby, ma con grande impegno, senza conseguire lucro alcuno, ha seguito alcuni eventi questa settimana e ha prodotto ben 19 video fruibili in Creative Commons, come del resto tutti gli altri contenuti di Liberi TV. Questo dato mi è sembrato veramente meritevole di essere sottolineato, perché in una giornata in cui ricorre il primo anno di trasmissioni, mi sembrava veramente dei risultati, almeno dal punto di vista quantitativo, veramente notevoli. Poi, per quanto riguarda la qualità, aspetteremo ovviamente i vostri commenti e il vostro giudizio. E quindi di questo voglio parlarvi oggi con un look inconsueto, così un po' ci sta anche il numerino da cabaret. Una settimana quindi editorialmente densissima per Liberi TV. Penso un piccolo record rispetto alle altre settimane. E nell'ordine cronologico, dal più vecchio al più recente, vi voglio presentare questi video e chiedo appunto alla regia di postarne i link mentre, e postarne sulla chat i link mentre ve li illustro. Venerdì 7 abbiamo pubblicato un video di un presidio animalista a Roma davanti a Roni Roller Circus. Un presidio di protesta contro l'utilizzo degli animali nei circhi. Tra i promotori di questo presidio anche l'associazione Parte in Causa, di cui è segretaria Giovanna Devetag, che cura su Liberi TV una rubrica intitolata Spazio Live. Sabato 8 aprile abbiamo seguito un evento organizzato per promuovere la candidatura di Emma Bonino alla presidenza della Repubblica. Organizzato dal comitato Bonino Presidente. Sono in tutto quattro video relativi a questo evento. È un evento che si è, un evento che si è svolto alla Domus Talenti a Roma. Il primo appunto video è una breve sceneggiatura con ascolto della lettura di un testo di Pietro Calamandrei e la lettura di un messaggio del professor Alessandro Pace. Poi ci sono delle interviste. Diciamo questo primo video è una sceneggiatura anche perché in qualche modo tra i promotori di questo comitato c'è Tony Carrani che è un attore e ci sono appunto delle interviste in esclusiva rilasciate proprio da Tony Carrani e Stefano Di Segni che sono i promotori tra i promotori del comitato Bonino for President, anzi Bonino Presidente. Un'intervista a Valeria Manieri dell'associazione Pari o Dispari, di cui Emma Bonino è presidentessa onoraria, e poi un'intervista molto interessante ad Angelo Bandinelli, radicale storico, e mi sembra che altra presentazione non serva. Tra il 9 e il 10 aprile, continuando nella elencazione, sono stati pubblicati da Liberi TV ben 7 video relativi ad un evento seguito appunto che si è svolto a Napoli, grazie a Riccardo Cristiano, il nostro presidente. È stato appunto seguito da Liberi TV il 6º congresso dell'associazione radicale Certi Diritti. E anche appunto tra questi video c'è l'integrale del congresso.
e ci sono delle interviste in esclusiva molto interessanti, interviste a Pia Covre, a Flavio Coea e a Digenira Piras. Ancora questa settimana, il 10 aprile, Libri TV è stata ad assistere i lavori del Consiglio Comunale di Roma. Vi permetto che a Roma è in scadenza la consiliatura, quindi praticamente stiamo ormai alla vigilia di una campagna elettorale per le amministrative, e appunto siamo entrati nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio mentre iniziava una delle ultime sedute. C'è stata molta effervescenza perché qualcuno, ma come non diversamente poi accade anche alle Camere, quando si è in scadenza, quando ci sono scadenze di un certo tipo istituzionali, perché qualcuno aveva proposto una seduta a fiume di 36 ore per approvare 50 delibere di fine consiliatura. In gran parte queste delibere dovevano appunto decidere e dare il via ad alcune cementificazioni nell'area del Comune di Roma. E quindi c'è stata molta polemica da parte dell'opposizione, dai banchi dell'opposizione sono insomma diciamo in qualche modo partite delle intemperanze, così possiamo chiamare, e Libri TV non si è fatta scappare il momento e ha girato alcune immagini, qualche minuto, poi commentate in modo goliardico, spero che vi piacciano, con appositi titoli. Inoltre, ovviamente, sul luogo abbiamo anche fatto un'intervista a Fabrizio Cianci di Radicali Ecologisti, un'associazione che vi abbiamo fatto conoscere qui da Libri TV. Fabrizio Cianci, che ha commentato quello che nel frattempo stava accadendo nella seduta in consiglio e i pericoli che Roma avrebbe corso se quelle delibere fossero passate. Quindi due video relativi appunto al Campidoglio. Il 10 aprile altri due video, abbiamo seguito una conferenza stampa con sul tema evidentemente aggiornamenti erano sulla vicenda del sangue infetto, cioè delle vittime da trasfusioni di sangue ed emoderivati. Ce ne siamo occupati su Libri TV con trasmissioni dedicate, spesso con ospite Andrea Spinetti, ma non solo, anche Michele De Lucia abbiamo avuto su questo. Questa conferenza si è svolta nella sede radicale di Torre Argentina, l'abbiamo registrata tutta. Alla conferenza si aggiunge un'intervista sull'argomento di Andrea Spinetti, radicale di Genova, cofondatore del comitato Vittime Sangue Infetto. Poi l'11 aprile, ieri, abbiamo seguito una conferenza stampa di presentazione di un candidato del Partito Liberale Italiano alle amministrative romane, di cui vi parlavo prima, Ilona Staller, una conoscenza di vecchia data per il mondo radicale, Ilona Staller in arte Cicciolina, che in questa conferenza, appunto nella sede romana del Partito Liberale, ha sottoscritto il tesseramento e ha accennato alcuni problemi, secondo lei, importanti di cui dovrebbe occuparsi la prossima amministrazione comunale. E questo, diciamo, per quanto riguarda l'evento in sé, la conferenza stampa. Noi non soddisfatti l'abbiamo raggiunta e intervistata, possiamo dirlo in esclusiva, insieme al Presidente, in esclusiva in realtà, non perché anche altre interviste ci sono state da parte di altre TV, ma insomma si è dedicata a noi, a Libri TV, intervistata insieme al presidente del Partito Liberale, Enzo Palumbo. Abbiamo accennato ai trascorsi radicali in questa intervista e lei ha mandato un saluto e un appello a Marco Pannella insieme al presidente del Partito Liberale. Abbiamo intervistato anche Edoardo De Blasio, che al momento è il candidato ufficiale del Partito Liberale a sindaco di Roma. Poi dovremo seguire questa vicenda perché si è accennato anche nella conferenza stampa appunto a questo dualismo di candidature e forse la possibilità che qualcuno dovesse fare un passo indietro, e quindi ci sta ancora qualcosa in sospeso che però comunque sia cercheremo di approfondire. E quindi che cosa dire in questa giornata, diciamo questa ricorrenza, primo anno delle trasmissioni in diretta di Libri TV, se non altro che un ringraziamento a tutta la redazione, che conoscete quasi completamente, per questo anno e per tutto quello che faremo in futuro. Libri TV si sta facendo conoscere anche sul web, spero riesca a seguire meglio e ovviamente tecnicamente, e anche un numero maggiore di eventi. Un po' questo dipende ovviamente anche da voi che ci seguite, per questo ogni volta faccio un appello per l'iscrizione che a breve diverrà più semplice sul sito di Libri TV con carte di credito anche con Postepay.
ma potete aiutarci anche gratis, come dire, anche se l'iscrizione a Libri TV sono 10 euro, insomma, non è che ci si rovina, però insomma, ci potete aiutare anche gratis semplicemente postando e facendo circolare i video che produciamo ovunque lo riteniate più appropriato sul web, bastano due clic. Ringraziamenti ovviamente vanno a Donato, che anche per questa sera cura la regia, e per tutto il lavoro ovviamente che sul sito ha svolto, è abbastanza impegnativo questa settimana, appunto per questo piccolo tsunami di video. Allora vorrei ricordarvi che questa sera a sorpresa chiuderemo non con la leggera euforia, ma con uno spazio, in realtà un omaggio di Giancarlo Calciolari intitolato Spazio Ciregina. Non vi dico altro, spero che con la curiosità lo seguirete, e vi consiglio di seguirlo armati di carta e penna. A questo punto io appunto chiudo questo mio spazio che è la virgola e passo a illustrarvi il palinsesto. Dopo appunto questo spazio alle 20:45 lo spazio Certi Diritti torna come sempre a cura di Riccardo Cristiano dell'associazione radicale Certi Diritti e con una conversazione con Andrea Rubera dell'associazione Nuova Proposta di Roma. Alle 21:10 torna lo spazio Economia e Mercati, Open Market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo. Alle 21:45 avremo la striscia filosofica, un dialogo sull'arte con Renato Calingaro, presentazione del volume Le pagine del tempo, scritti sull'arte, Mimesis Edizione, con Damiano Cantone e l'artista Renato Calingaro. Questo spazio è a cura di Luca Tardio. Alle 22:15 tornerò io nella conduzione della trasmissione La mia parte radicale, che è una conversazione con Silvana Bononcini, e quindi avremo in diretta anche Silvana e faremo questa conversazione su l'attualità politica con qualche riflesso che non mancherò di stimolarle sulla sua storia radicale, la sua parte radicale. Alle 22:45 la leggera euforia, le notizie e gli approfondimenti dal mondo antiproibizionista a cura di Claudio Asterzi, segretario dell'associazione radicale antiproibizionisti. Su questa trasmissione volevo informarvi che abbiamo deciso di renderla a cadenza ogni due settimane, una settimana sì e una settimana no. Alle 23:15 lo spazio Ciregina, le dolci sorprese di Liberi TV, così c'ho scritto sul palinsesto, altro non vi dico. Vi ringrazio ancora, vi invito a seguire Liberi TV per questa serata di compleanno, proiettati verso la serata del prossimo compleanno, e quindi grazie ancora e restituisco lo spazio alla regia.